Ben trovati. Post mondiale, me la sono sentita, ragazzi. Me la sono sentita di farli. Me la sono sentita perché di solito ma c'ho due cose da dire. Innanzitutto, ma porca puttana, accidenta a me e chi me l'ha fatto fare uscire con questo cazzo di freddo, vaffanculo. È un freddo che si bubola, che si pipa dal freddo. Magari. Allora, quello che volevo dire, cari ragazzuoli, che voi dovete dare in realtà mi leva anche il cappello, anche se sono spettinato, me ne frega il cazzo, me ne frega. Qui quando il vostro barzillotto vi dice che il calcio non è più quello di prima e il calcio sta cambiato, sta lentamente cambiando. Toh, beccatevi questa. Oh, sono digestione, allora ho mangiato. Quando il calcio sta lentamente ma inesorabilmente cambiando. L'abbiamo visto sia nelle competizioni europee, perché le nostre squadre italiane abbiamo visto che soffrono con squadre che prima, perché si sta alzando il livello. E la cosa si riflette anche in ambito delle nazionali, perché le nazionali asiatiche, medio orientali, africane, centroamericane iniziano ad avere giocatori che vengono scovati, vengono portati nelle cantere dei migliori vivai e non d'Europa, crescono e alcuni di questi, ma però sempre di più, stanno iniziando a portare esperienza, classe, competitività e bravura nelle loro nazionali. Posso fare degli esempi? Che ne so, vi posso dire. Ecco, il Marocco, l'Iran e l'Arabia Saudita, anche se poi si sono perse per strada, comunque secondo me sono uscite a testa alta. Il Canada, è lo stesso Canada che secondo me ha un settore giovanile, una dove attingere importante nel loro paese, e giocatori che, tra tutti Alfonsino Davis, Jonathan David del Lille, Eustachio del Porto, hanno giocatori che stanno giocando in campionati europei, fanno un'esperienza e imparano tanto. E sono movimenti calcistici che stanno crescendo. Ma ascoltate il vostro barzillotto, porca puttana, una volta. Una, mica dico sempre, una! Posso dire Stati Uniti sono arrivati agli ottavi. E però guardate Dest, guardate chi hanno gli Stati Uniti, hanno giocatori che stanno giocando in Europa, sono movimenti che si prendono il via, e che ho detto nel video dell'altro giorno, nell'altra sera, si prendono il via, sono movimenti importanti, qui nascono giocatori, le sfornano come un forno la notte, come un panificio, sfornano pani e schiacce come niente in confronto a noi europei. E le africane ugualmente sono ancora da levigare, ma ragazzi, io ve lo dico qui, fra 15-20 anni staremo a parlare di altro. E stasera abbiamo avuto la conferma, con un Giappone, seppure anche con dei demeriti da parte della Spagna, nessuno lo nega, e demeriti molti anche della Germania, che ha sofferto con la Costa Rica, non guardate il risultato. Che vuol dire che però il Giappone ha lottato, ci ha creduto, ha mostrato qualità che nel calcio dovrebbero avere tutti, ovvero quelle di non mollare mai, di avere quella cazzimma che conta. E stasera è l'ultima in ordine di tempo. Il calcio sta cambiando. Il calcio lentamente ma inesorabilmente sta andando verso altre direzioni. E noi, i popoli europei, calcistici, se ci fermiamo, se rallentiamo un altro poco, rischiamo di essere agganciati e poi addirittura, se non ci svegliamo, se non daremo una svolta, surclassati. Io vi parlo fra un decennio o due, però se continuano così, accadrà, perché sono paesi che stanno avendo sempre più entusiasmo dei giovani, stanno avvicinando a questo sport e lavorano seriamente. Detto ciò, vi finisco.
date retta al vostro barzillotto una volta tanto, tra 20 anni ve lo penserete, ma aveva ragione barzillotto, aveva ragione, cazzo, quel coglione che quella sera fece questo video al freddo, al ghiaccio, dentro una macchina, perché non sapeva che cazzo fa. Bravi, mi tornerà a mente, ok? Vi lascio, io torno alla mia dimora, è freddo, cazzo, che cazzo sto a fa? E me ne torno, ci vediamo. Comunque ringrazio tutti coloro che ci stanno seguendo, ci fanno crescere, a parte qui nel mio canale. Ringrazio anche la gente, i ragazzi e ragazze che ci stanno seguendo nel bar dei tifosi channel per il nostro progetto Live Reaction sulle partite del Qatar. Stiamo crescendo piano piano anche lì, inesorabilmente, come le nuove realtà calcistiche. Speriamo di arrivare ad avere dei frutti. Io con questo è tutto, ragazzi. Spengo i lumi. Buonanotte a tutti, ci vediamo alla prossima. Ciao, è un piacere, sapete, è un piacere. Ma ascoltatemi, segnatevi questo video, salvatevelo. Ciao, e comunque, banzai! Banzai! Arigato! Arigato! Vai!